Una voce che arriva da Bari alimenta le ore che precedono l'apertura del calciomercato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Cristian Galano sarebbe nel mirino della società di De Laurentiis, impegnata nel girone C, quello del Teramo, nella rincorsa al primo posto occupato dalla Ternana. Per lui sarebbe la terza parentesi in terra barese. Una voce che si insinua all'interno di una operazione che potrebbe portare, con il tragitto opposto, Adriano Montalto da Bari a Pescara. Davvero strano il destino. Lo scorso luglio, nel corso di Venezia-Pescara, proprio Montalto, in forza ai lagunari, con una piccola sceneggiata, conseguenza di un gesto di stizza di Galano, propiziò la prima espulsione in carriera del Robben delle Puglie. 3 giornate di squalifica nel momento decisivo del campionato e Galano tornò a disposizione solo per il match col Chievo dell'ultima giornata. A distanza di pochi mesi il destino dei due attaccanti potrebbe rincrociarsi. Montalto finora ha trovato poco spazio, 10 presenze, solo 3 da titolare e 4 gol segnati, e la difficoltà di giocare nel 3-4-3 di Auteri, essendo il ruolo di centravanti appannaggio di un intoccabile come Antenucci. Galano, capocannoniere biancazzurro dello scorso campionato, ha avuto alti e bassi in questo primo scorcio di torneo, dai problemi con Oddo ai primi gol con la gestione Breda e una ulteriore flessione, come tutta la squadra, nelle ultime 2 partite. Dal club biancazzurro fanno sapere che per Galano al momento non è giunta alcuna offerta. Il Pescara proverà ad affondare per Montalto senza sacrificare il Robben delle Puglie. La sensazione dall'esterno è che la cessione di Galano farebbe molto, troppo rumore per una squadra che proprio in quel reparto va decisamente rafforzata. In attesa di capire se ci saranno ulteriori sviluppi, il Pescara continua a lavorare a fari spenti per quello che potrebbe essere l'obiettivo principale di questa sessione, Pietro Iemmello. L'attaccante di proprietà del Benevento gioca in prestito alla Spalmas nella seconda divisione spagnola, l'equivalente della nostra Serie B. Le cose non vanno bene, 10 presenze e 0 gol. Iemmello vorrebbe cambiare aria e il presidente Sebastiani, sfruttando di buoni uffici col patron degli stregoni Vigorito, ci sta provando. Importante comunque sarà fare presto. Montalto potrebbe essere la soluzione immediata, per Iemmello servirà più tempo, per un mercato nel quale la società sarà fortemente impegnata anche sul fronte delle uscite. Ventola, Elisalde, Di Grazia, Riccardi, Capone sono tra i papabili per cessioni o per rientri da prestiti.